Io sono Alice Rizzo. Io sono Giacomo Calogero, vengo da Taurisano in provincia di Lecce. Mi chiamo Leonardo De Ambrogio. Dalla prima media fino al quinto superiore ho avuto la media del 10. Mi sono diplomato al liceo scientifico Federico Enriques e ho preso 100 e lode. Sono stato ammesso alla scuola normale superiore di Pisa, in particolare nel corso di laurea di chimica. Quando ho saputo di aver ottenuto il premio dell'Alfiere del Lavoro, diciamo, è stato un momento molto particolare. Ho ricevuto la telefonata e in realtà ero così tanto scioccata che sul momento non ho capito la portata di quello che effettivamente era successo. Ho provato un forte senso di soddisfazione, ma anche molta gratitudine nei confronti di chi mi ha aiutato a raggiungere questo traguardo. Ma anche un'ottima occasione di, diciamo, confronto con altri ragazzi italiani, altre eccellenze, e per capire come si può arrivare al successo in diversi modi e studiando diverse materie, non solo quella che ho studiato io, per esempio. Per me lo studio è sempre stata una passione. Ho trovato che riesco ad appassionarmi velocemente a tutte le materie che studio. Credo di essere stato un esempio anche per i miei compagni di classe e anche più in generale per l'istituto. Visto lo studio come qualcosa che ti permette di conoscere, quindi qualcosa di piacevole, sono sempre stato incuriosito dallo studio e alla possibilità di conoscere cose nuove in ogni ambito. Non so bene cosa aspettarmi dal mio futuro perché non ho le idee chiare, infatti ho scelto la facoltà di fisica proprio perché ti lascia tante porte aperte, secondo me. Dal futuro sicuramente mi aspetto di continuare a imparare e mi aspetto di lavorare in ambito giuridico. Mi piacerebbe probabilmente lavorare nell'ambito della ricerca con l'ingegneria e la neuroingegneria magari. Io vorrei fare cosmologia, diventare cosmologa, quindi contribuire insomma a esplorare, a studiare lo spazio e insomma a scoprirlo, ecco. Da grande voglio lavorare come programmatore. Il mio sogno sarebbe quello di contribuire alla ricerca scientifica e in particolar modo nell'ambito dell'oncologia o della neurologia. In futuro vorrei diventare ufficiale dei carabinieri perché mi è sempre piaciuto fin da piccola il ruolo che l'arma dei carabinieri ha all'interno della società. Il mio obiettivo sarebbe quello di entrare nella ricerca e sviluppare degli apparecchi che siano in grado di aiutare le persone affette da disabilità a poter svolgere quelle che sono le attività della vita quotidiana in maniera più semplice. Vorrei fare anche un lavoro che tratti qualcosa riguardante lo sport. Vorrei che la mia attività fosse un'attività filantropica. Vorrei in tutti i modi di valorizzare il mio paese. Sono quasi sicura di rimanere in Italia e vorrei dare il mio contributo nell'ambito della ricerca farmaceutica, specialmente nell'ambito delle cellule tumorali, e spero di poterlo fare proprio nel mio paese.